prima di chiedere ad alcuni di voi se vogliono intervenire, dire la loro esperienza, la loro opinione sul dialetto, le loro esperienze di vita, vorrei solo fare una piccolissima, brevissima considerazione su un'affermazione di, scritta del professore Tocchini, quando appunto, di cui tra l'altro ho parlato poco fa, ossia io amo il dialetto, mi corregge se intendo il suo pensiero, perché è una lingua morta. Io riesco a scrivere nel dialetto in quanto lingua d'arte proprio perché è morto, comunque morente, meglio, le parole esattamente. Mi ha colpito molto. Ho subito pensato a poemi della tarda classicità, insomma, addirittura mi è venuto in mente proprio per contare spuntarsi naturalmente Dionisia di Nonno di Panopoli, un autore del V-VI secolo d.C., quando ormai la classicità greca era lontana da noi quasi quanto lontana, voglio dire, dalla contemporaneità quasi quanto sono gli egizi per noi. Insomma, è un'attenzione al dialetto che secondo me non viene intesa, in questo caso dal professore Tocchini, come una realtà cerebrale, ma è un cantiere, se vogliamo, un cantiere di parole, di materiali verbali, qui sono associati dei concetti, capaci di esprimere dei concetti e a partire dai quali si può ricostruire un mondo. Quindi dall'idea di morte o comunque di situazione che va a morire c'è una rinascita. La rinascita è la poesia. Questo è un pensiero che mi ha circolato in testa da quando mi ha scritto questa mail il professore, per spiegare proprio la sua scelta. Non mando un testo organico, articolato, mando quella che è una mia testimonianza personale, la poesia, quello che ho fatto in tutti questi ultimi 30 anni. E poi appunto, nello specifico, ci ha comunicato il dono della 400esima ottava, insomma, che non è cosa da poco, abbiamo un merito. Quindi grazie ancora. E poi ecco, volevo chiedere al signor Parmiani o al signor Giuffrida se vogliono intervenire. Parmiani fa parte del Comitato Scientifico Dialetti, uno degli 11 membri. Invece il signor Giuffrida è il responsabile di un'associazione culturale che ha presentato uno dei progetti vincitori nell'annualità 2016. E nel caso del signor Giuffrida ho in mente questo libro, questo audiolibro che presenta delle favole dell'Appennino bolognese, la zona di Vergato, che puntano proprio, diciamo, l'obiettivo di questo progetto era proprio la salvaguardia, oltre naturalmente alla valorizzazione, di un patrimonio favolistico che altrimenti rischia di scomparire, come si diceva per Rose. Quindi non so se il signor Giuseppe vuole dirci qualche cosa, e poi naturalmente spero anche che il signor Parmiani, insomma, da qualche considerazione, insomma.